Amici gamer e appassionati di informatica, quella che sto per mostrarvi è probabilmente la miglior tastiera meccanica che io vi abbia portato finora sul canale per tutta una serie di caratteristiche. Sigla e ve la mostro. La tastiera di cui vi vado a parlare oggi è la K692 di Aeaz, spero si pronunci così, ed è una tastiera meccanica 69 tasti RGB con una serie di particolarità. Ve la faccio vedere. Questa è la tastiera, come potete vedere è estremamente compatta, dicevo 69 tasti meccanici anti-ghosting. Il modello che state vedendo in questo momento è la versione con red switch, è disponibile anche con brown e blue switch a seconda delle vostre preferenze. Come potete vedere è dotata di effetti RGB, sono tantissimi ciclabili direttamente dalla tastiera tramite combinazione di tasti, ma la cosa interessante di questa tastiera è la possibilità di collegarla in ben tre modi diversi ai vostri dispositivi. Il primo modo, ovviamente quello più semplice, è tramite il cavo USB-C in dotazione, che funge anche da cavo di ricarica. Ne approfitto per dirvi che la batteria di questa tastiera è di 2500 mAh, quindi vi garantisce un'ottima autonomia. La seconda modalità di collegamento è attraverso il dongle wireless che trovate nel suo alloggio qui, ve lo faccio vedere. Il classico dongle USB di tipo A che permette la connessione attraverso appunto la rete wireless. La terza modalità di connessione è attraverso il Bluetooth. Questa è un chip Bluetooth 5.0, ma non solo può collegarsi tramite Bluetooth, ma può fare il pairing a tre dispositivi diversi e potete switchare da un dispositivo all'altro semplicemente premendo un paio di tasti. Per quanto riguarda i collegamenti, attenzione che devono essere sempre attivati attraverso il tasto funzione. Infatti, anche se colleghiamo questa tastiera tramite cavo USB al nostro PC o comunque al nostro device, dobbiamo sempre attivare la combinazione di tasti FN e Tab per dire alla tastiera che siamo in modalità USB. Se invece vogliamo collegarla in modalità wireless, la combinazione di tasti sarà FN più R. Come potete vedere sulla lettera R trovate la dicitura RF, che ci ricorda che quello è il pulsante per il collegamento in radiofrequenza. Invece per quanto riguarda la connettività Bluetooth, possiamo notare che sui tasti Q, W ed E ci sono i simboli appunto della connessione, perché possiamo andare a selezionare il dispositivo a cui vogliamo collegare tramite Bluetooth la nostra tastiera. Per attivarlo basterà premere il tasto FN e uno di questi tasti la prima volta per decidere a quale lettera assegnare il dispositivo, la seconda volta per fare il pairing. La procedura è estremamente semplice e vi permette di switchare da un dispositivo all'altro utilizzando sempre la stessa tastiera. Come vi dicevo, questa tastiera è dotata di switch hot swappable, ovvero possono essere sostituiti a caldo, e sono degli switch Nacodex estremamente reattivi. Per quanto riguarda l'illuminazione, possiamo operare direttamente dalla tastiera per switchare le varie modalità di illuminazione semplicemente tenendo premuto il tasto funzione e questo tasto qui su, che ci permette di variare la tipologia di illuminazione. Gli effetti sono tantissimi e poi possono essere aggiornati scaricando il software dedicato dal sito del produttore. Non solo, possiamo anche andare ad agire sulla luminosità e sulla velocità degli effetti, sempre tramite la combinazione del tasto funzione e di altri tasti dedicati. Ma andiamo ora a parlare delle performance di questa tastiera, perché soprattutto se siete dei gamer vorrete sapere come si comporta. Io ho fatto un po' di test per quanto riguarda le tre tipologie di connessione e questi sono i risultati. Nel primo test che state vedendo ho collegato la AK692 via USB e il risultato che potete vedere a video non è stato dei più entusiasmanti. Siamo ai livelli di una tastiera standard con questo tipo di connessione.
Il discorso cambia quando andiamo a collegare la tastiera in modalità wireless, ovvero sui 2.4 GHz, e come potete vedere la risposta di questa tastiera risulta essere notevolmente migliorata. Ma il top del top delle performance questa tastiera le raggiunge attraverso il collegamento Bluetooth. Come potete vedere dai dati che sono a video, in questo caso abbiamo un polling rate che arriva a ben 1000 Hz, quindi stiamo parlando di un'ottima performance per quanto riguarda una tastiera gaming. Beh, queste erano le caratteristiche salienti di questa tastiera. Cosa dire? Io l'ho provata per un paio di giorni, devo dire che la qualità costruttiva è assolutamente ineccepibile. Certo, ci si deve un po' abituare al particolare layout che è stato scelto per rendere così compatta questa tastiera, che ha comunque tutte le funzionalità, abbiamo anche la presenza dei tasti F e del tastierino numerico, il tutto in uno spazio estremamente ristretto. Ovviamente per avere questo si sono sacrificati alcuni tasti ed è stata modificata un po' la disposizione, ma nulla a cui non ci si abitui utilizzandola per qualche ora. Ma il punto forte di questa tastiera è sicuramente la versatilità per quanto riguarda la tipologia di connessioni disponibili. Abbiamo connessione USB, connessione wireless e connessione Bluetooth fino a 3 dispositivi che possono essere switchati semplicemente premendo un tasto. Questo, ragazzi, è una particolarità che vi permette di sfruttare questa tastiera praticamente ovunque e con qualsiasi dispositivo. Tenendo presente che il prezzo di questa AK692 è veramente basso, vi lascio ovviamente il link in descrizione video, ritengo che tra quelle che vi ho portato sul canale fino ad ora, questa sia sicuramente un best buy, quindi ve la consiglio caldamente. L'unico inconveniente è quello che vi dovete abituare al layout, ma ripeto, nulla di trascendentale. La qualità costruttiva di questa tastiera unita alla funzionalità dei 3 tipi di connessione ne rende sicuramente un pezzo estremamente interessante. Bene ragazzi, fatemi sapere quali sono i vostri pensieri su questa AK692, se la conoscevate, se non la conoscevate, se vi piace, se ritenete sia un prodotto valido. Come vi dicevo, io vi lascio in descrizione video il link per acquistarla e per tutte le offerte relative a questo prodotto, ma anche a tanti altri prodotti del mondo tech, ricordatevi che ogni giorno sul mio canale Telegram ne trovate a centinaia. Bene, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, se non siete iscritti al canale ricordatevi di iscrivervi e attivate la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata.